abbiamo fino adesso, diciamo così, studiato le soluzioni nel caso in cui sia il soluto sia il solvente si trovino allo stato liquido. Andiamo a vedere un caso diverso a questo punto qui. Vi ho detto che didatticamente parlando era più semplice partire dalle soluzioni in cui sia il solvente e il soluto erano allo stato liquido, perché questo mi permetteva di andare a trattare più semplicemente gli altri casi. Consideriamo in questo caso che il solvente sia sempre un liquido, ma il soluto sia un solido. Allora, chiamiamo il solvente, indichiamolo con il componente 1, e il soluto, non, il soluto solido lo indichiamo come componente 2. Per cui andiamo a scrivere, anche in questo caso qui, la legge di Raoult. Cosa ci dice questa legge di Raoult? Abbiamo detto che pi greco, tensione di vapore esercitata dalla soluzione, è uguale a pi con 0 con 1 x con 1 più pi con 0 con 2 x con 2. Diciamo, cerchiamo di fare qualche riferimento reale. Nel caso praticamente in cui stiamo considerando una soluzione in cui il solvente è un liquido e il soluto è un solido, ad esempio come solvente liquido pigliamo l'acqua, come solvente solido pigliamo lo zucchero. Lo zucchero, diciamo, è un composto organico che ha formula bruta C6H12O6. Diciamo ci sono degli zuccheri, questo qui sarebbe il fruttosio, se noi andiamo a prendere il saccarosio sarà C12H24O12. Comunque lo zucchero lo sapete di faccia come è, insomma, praticamente è dato da dei cristalli bianchi che sono allo stato solido. Oppure, diciamo così, pigliamo un altro solido anch'esso abbastanza, diciamo, comune, il cloruro di sodio, che è il costituente principale del sale da cucina. Anche, diciamo così, il sale da cucina, ripeto, il 90% del sale da cucina è fatto, è costituito da cloruro di sodio, quindi anche quello di faccia sapete un pochettino come è fatto. Allora, supponiamo di andare a sciogliere del cloruro di sodio o dello zucchero in acqua. La legge di Raoult è sempre valida. Questa volta, diciamo così, ho preferito, invece che andare a indicare i componenti come A e B, li ho indicati come 1 e 2. Cos'è che cambia, diciamo così, nel caso in cui il soluto è un solido? Dunque, i solidi generalmente, a parte pochi casi, tipo vi ho detto, il naftalene, la canfora, l'anidride carbonica solida, hanno delle tensioni di vapore che sono decisamente trascurabili rispetto a quelle dei liquidi. Cioè, che vi posso dire, un cloruro di sodio o uno zucchero, sinceramente sono talmente basse che non so nemmeno quali sono i valori. Diciamo che sono dell'ordine di 10 a meno 4, 10 a meno 5, 10 a meno 6 mm di mercurio. Ovviamente se tenete presente che la tensione di vapore dell'acqua a temperatura ambiente, diciamo a 20 gradi più o meno, è 23 torr, un 10 a meno 4, 10 a meno 5 torr ovviamente sono trascurabili. Cioè potremmo andare a considerare che pi con 0 con 2 praticamente è circa uguale a 0. Quindi questo che cosa significa? Significa che io questo termine qua lo posso proprio cancellare. Allora, in questo caso qui, che cosa viene a cambiare? Allora, facciamo qualche semplice passaggino matematico, perché, ripeto, io i passaggi matematici li faccio soltanto quando sono semplici e quando sono istruttivi, cioè quando vi lasciano qualche cosa, e in questo caso vi lascia qualche cosa. Perché noi sappiamo che x con 1 più x con 2 è uguale a 1, perché vi ho detto fino alla nausea che la somma delle frazioni molari dei componenti di una miscela omogenea è uguale a 1. Quindi questo significa che x con 1 sarà uguale a 1 meno x con 2. Quindi noi al posto di x con 1 ci andiamo a mettere 1 meno x con 2 e questa roba diventa pi greco uguale a pi con 0 con 1 che moltiplica 1 meno x con 2. Cioè noi abbiamo che pi greco
è uguale a P con 0 con 1 meno P con 0 con 1 che moltiplica X con 2. Adesso io praticamente posso portare questo al primo membro e questo al secondo membro e ottengo P con 0 con 1 X con 2 che è uguale a P con 0 con 1 meno P greco. E posso altresì scrivere che x con 2 è uguale a p con 0 con 1 meno p greco fratto p con 0 con 1. Adesso, perché ho voluto tirare fuori questa formula? Perché è molto istruttiva. Ragioniamoci un momentino sopra. Dunque, p con 0 con 1 meno p greco, che cosa rappresenta? Rappresenta l'abbassamento della tensione di vapore della soluzione rispetto alla tensione di vapore del solvente per effetto della dissoluzione di un soluto solido non volatile. Ragioniamo un poco. P con 0 con 1 è la tensione di vapore del solvente liquido, nel nostro caso l'acqua. Chiaro? P greco è la tensione di vapore esercitata dalla soluzione. Ovviamente, dalla forma della legge di Raoult, dato che lo zucchero, il cloruro di sodio, non danno nessun contributo ai vapori sprigionati dalla soluzione, è ovvio che la tensione di vapore esercitata dalla soluzione sarà inferiore rispetto alla tensione di vapore esercitata dal solvente puro. Quindi praticamente questo P con 0 con 1 meno, diciamo così, la tensione di vapore esercitata dalla soluzione lo possiamo andare a scrivere come un delta P con 0. Poi questo delta P con 0, quindi possiamo andare a scrivere questa differenza qui come delta P con 0, è divisa fratto P con 0 con 1, cioè è l'abbassamento di tensione di vapore rapportato alla tensione di vapore del solvente puro. Quindi possiamo andare a definire questa frazione come l'abbassamento relativo della tensione di vapore della soluzione. Mi avete seguito in questa dimostrazione matematica? Vi ho fatto la dimostrazione matematica perché? Perché è imbecillissima, sono tre passaggi matematici, perché, ripeto, io detesto le dimostrazioni matematiche, chiaro, sono cose proprio che mi danno fastidio, insomma. Il mio ricordo da studente dell'esame di analisi matematica, dove portai 120 teoremi con dimostrazione, alcuni mi ricordo un teorema di Weierstrass sui punti di accumulazione di non mi ricordo cosa, 4 pagine per una di dimostrazione di simboli, di formule, per una dimostrazione per assurdo che ti lascia pure come un deficiente. La dimostrazione per assurdo che fa? Ti dimostra che il contrario di quello che tu vuoi dimostrare è impossibile. E vabbè, quello è impossibile, e quell'altro come? No, quello è impossibile, quindi deve essere per forza quell'altra cosa. Che è una cosa, diciamo così, che dal punto di vista logico dicono i matematici che è una cosa bellissima. Dal punto di vista mio è una schifezza. Tu hai dimostrato che il contrario è falso, non mai che dimostrate che quello è vero. E vabbè, comunque, quello che dicono i matematici è così. La matematica è una scienza esatta, la chimica è una scienza molto meno esatta, e quindi ce lo dobbiamo ammoccare quello che dicono i matematici. Non fa niente. Qua invece sono proprio due passaggini scelti. Ma sono due passaggini scemi che però mi permettono di capire una cosa interessante. Seguitemi, scusate ragazzi. Ragazzi, guardate qui che l'abbassamento relativo, cioè rapportato alla tensione di vapore del solvente, della tensione di vapore della soluzione, a cosa è proporzionale? Alla concentrazione della soluzione. Quindi, dall'applicazione della legge di Raoult nel caso di soluzione data da un solvente e un soluto solido non volatile, abbiamo che la tensione di vapore della soluzione risulta essere più bassa e che
l'abbassamento relativo della tensione di vapore è direttamente proporzionale alla concentrazione del soluto. Va bene? Adesso, questo fatto qua ha delle innegabili conseguenze sulle proprietà della soluzione. In effetti, le soluzioni costituite da un solvente liquido e da un soluto solido non volatile cominceranno a bollire a una temperatura che è più alta della temperatura di ebollizione del solvente puro e cominceranno a solidificare ad una temperatura che è più bassa della temperatura di solidificazione del solvente puro. E questo fatto ce lo possiamo benissimo andare a spiegare sulla base di quello che abbiamo visto adesso. Noi abbiamo detto che quando è che si verifica l'ebollizione in una soluzione? Ricordate quando vi parlai dell'evaporazione e dell'ebollizione? Vi ho detto che nel corso dell'ebollizione, quello è il passaggio di stato liquido-vapore che coinvolge tutta la massa del fluido e che per potersi verificare l'ebollizione, all'interno delle bolle d'aria che sono disciolte nel liquido, ci deve essere una pressione esercitata dai vapori del liquido che sta evaporando che deve essere uguale a quella della pressione sovraincombente. Quindi, in poche parole, l'ebollizione dell'acqua si verificherà quando l'acqua raggiunge la tensione di vapore di un'atmosfera. Se diciamo ebollizione senza specificare altro, vuol dire ebollizione alla pressione atmosferica. Chiaro? Quindi, tutti quanti i liquidi bollono quando arrivano a una temperatura tale che la tensione di vapore del liquido è uguale alla pressione atmosferica, alla pressione sovraincombente. Se praticamente, per effetto della legge di Raoul, la soluzione ha sempre una tensione di vapore che è più bassa rispetto a quella del solvente puro, noi che cosa avremo? Avremo che quando noi saremo arrivati a 100 gradi, il solvente puro avrà una tensione di vapore di 760 mm per cubo, ma la soluzione ce l'avrà più bassa, perché sarà 760 moltiplicato x con 1, che è sicuramente minore di 1. Quindi sarà 755, 750, 745, a seconda del valore che assume x con 1. Ma comunque la tensione di vapore della soluzione non eguaglierà la pressione sovraincombente. Quindi questo che cosa significa? Significa che dovremo innalzare ulteriormente la temperatura della soluzione affinché il valore della tensione di vapore esercitata dalla soluzione risulti essere uguale a quello della pressione sovraincombente. Ad esempio, diciamo così, se noi andiamo a sciogliere del cloruro di sodio, del sale nell'acqua, abbiamo praticamente che la temperatura di ebollizione invece di essere 100 gradi sarà 100,5, 101 gradi, qualche cosa del genere. Va bene? Chiaro? Ce lo possiamo spiegare anche il motivo per il quale se noi andiamo a sciogliere del sale, del cloruro di sodio nell'acqua, la temperatura di incipiente solidificazione risulta essere più bassa. Perché? Perché praticamente noi abbiamo che quando si ha il passaggio dallo stato liquido allo stato solido, le particelle che sono vicine ma disordinate nel liquido si devono ordinare a formare, diciamo così, un reticolo cristallino che sia ordinato. Cioè le particelle si devono andare a mettere secondo i vertici di un poliedro, quel poliedro si deve ripetere nelle tre direzioni dello spazio e dobbiamo così avere un solido ordinato. Ma se noi andiamo a turbare questo ordine andandoci a mettere delle particelle di soluto, questo che cosa significa? Significa che si dovrà scendere a una temperatura ancora più bassa affinché i movimenti termici connessi alla temperatura siano ancora più tenui perché queste particelle si possano andare a sistemare in maniera ordinata. E questo spiega l'abbassamento della temperatura di incipiente solidificazione. In più vi sottolineo il fatto che quando voi avete una soluzione di acqua e sale o una soluzione di acqua e zucchero
e voi l'andate a raffreddare, e quando quella poi comincia a congelare, quello che congela, che passa allo stato solido, è solamente il solvente. Il soluto resta disciolto nel liquido. Bene? Chiaro? Adesso, questo punto qui che vi ho detto adesso è un punto molto molto importante. Perché? Perché praticamente quando voi andate a sciogliere un solvente, un soluto non volatile in un solvente, quando andiamo a sciogliere praticamente un soluto non volatile in un solvente, il risultato è che la tensione di vapore della soluzione è più bassa rispetto alla tensione di vapore del solvente puro. Va bene? Questo abbassamento della tensione di vapore causa un innalzamento della temperatura di ebollizione e un abbassamento della tensione di vapore. Diciamo che queste leggi sono esemplificate in maniera molto semplice con le leggi della ebullioscopia e le leggi della crioscopia, perché vi dicono praticamente che la temperatura di ebollizione si innalza tanto più quanto più elevata è la concentrazione della soluzione. Cioè, in poche parole, noi abbiamo che la temperatura di ebollizione della soluzione meno la temperatura di ebollizione del solvente puro, questa grandezza si indica come delta T con E e si chiama innalzamento ebullioscopico. Abbiamo detto che questo è proporzionale alla concentrazione della soluzione. Cioè, noi questo l'abbiamo visto, questo innalzamento della temperatura di ebollizione è una diretta conseguenza dell'abbassamento della tensione di vapore. L'abbassamento della tensione di vapore abbiamo dimostrato tramite la legge di Raoult che è proporzionale alla concentrazione della soluzione. E quindi anche l'innalzamento ebullioscopico sarà proporzionale alla concentrazione della soluzione. Solo che la legge dell'innalzamento ebullioscopico, invece di esprimere la concentrazione sotto forma di frazione molare, preferisce esprimerla sotto forma di molarità, per cui abbiamo che sarà uguale al prodotto di una costante K con E, chiamata costante ebullioscopica, per M, dove M è la concentrazione della soluzione espressa come molarità. La molarità, ricordate che cos'è? È il numero di moli di soluto presenti in milligrammi di solvente. Benissimo. Va bene. Una legge simile, diciamo così, la possiamo andare a esprimere per l'abbassamento della temperatura di solidificazione. Cioè, se T con E, T con G, scusate, del solvente puro è la temperatura di gelo del solvente e T con G della soluzione è il punto a cui comincia a congelare la soluzione, questa grandezza è indicata con delta T con G ed è chiamata abbassamento crioscopico. Questa sarà uguale al prodotto di una costante che viene chiamata K con G, anzi generalmente K con C, abbassamento crioscopico dal greco krios che vuol dire freddo, e dalla concentrazione della soluzione sempre espressa come molarità. Questa si chiama costante crioscopica. Allora, riassumo rapidamente quello che ho detto fino adesso, perché
la situazione è ancora un po' più complicata di quello che vi ho fatto vedere adesso. Ho applicato la legge di Raoul che vi ho fatto vedere prima, al caso di un soluto non volatile. Soluto non volatile vuol dire che la sua tensione di vapore P con 0 con 2 è uguale a 0. Quindi quel termine lì scompare. Da questi imbecillissimi passaggi matematici che vi ho fatto vedere qua, vi ho dimostrato che l'abbassamento della tensione di vapore della soluzione rispetto al valore della tensione di vapore del solvente puro, rapportata alla tensione di vapore del solvente puro, quindi l'abbassamento relativo della tensione di vapore è proporzionale a cosa? Alla concentrazione del solvente. Poi che cosa ho detto? Questo abbassamento della tensione di vapore mi provoca due fatti immediatamente. Uno è l'innalzamento della temperatura d'ebollizione della soluzione e uno è l'abbassamento del punto di gelo della soluzione. L'innalzamento del punto di ebollizione della soluzione me lo spiego in che maniera. L'ebollizione si verifica quando la tensione di vapore di un liquido è uguale alla tensione alla pressione sovraincombente. Poiché il soluto non esercita, non dà nessun contributo alla tensione di vapore, io perché possa arrivare a una tensione di vapore della soluzione uguale alla pressione sovraincombente, devo avere una temperatura più alta di quella d'ebollizione. E mi sono spiegato l'innalzamento ebullioscopico. Per quanto riguarda l'abbassamento del punto di gelo, io che cosa dico? Quando si verifica la solidificazione, i movimenti termici sono talmente tenui che le forze di interazione fra le molecole del solvente diventano tanto forti da vincolare le molecole di solvente in una posizione fissa, dove, attorno alla quale possono solo vibrare. Se io però vado a perturbare questo ordine mettendoci le particelle di soluto, allora devo ulteriormente abbassare la temperatura, perché praticamente ho bisogno di movimenti termici ancora più tenui perché le particelle di solvente preferiscano stare allo stato solido piuttosto che allo stato liquido. Quindi in questa maniera io mi spiego anche l'abbassamento del punto di solidificazione. Poi vi ho detto, questi due fenomeni, l'innalzamento della temperatura di ebollizione e l'abbassamento del punto di gelo, vengono descritti da due leggi che hanno forma molto semplice. Quali sono queste leggi? Sono delta T con E, che sarebbe uguale alla differenza tra la temperatura di ebollizione della soluzione e la temperatura di ebollizione del solvente, è direttamente proporzionale alla concentrazione della soluzione. Però la concentrazione della soluzione si esprime come molarità. Per quanto riguarda la temperatura di incipiente solidificazione, io ho che la differenza tra la temperatura di solidificazione del solvente e la temperatura di solidificazione della soluzione, anche questa risulta essere direttamente proporzionale alla concentrazione della soluzione. Ovviamente qui i limiti del sistema soluzione ideale dove sono? È che questa legge è valida solo se la soluzione è molto diluita, cioè se m è molto molto piccolo, cioè se m è circa 1 per 10 a meno 3 mol litro andiamo abbastanza bene. Come comincia a diventare 1 per 10 a meno 2 mol litro, sgarriamo, la relazione lineare non è più rispettata. Va bene? Mi avete seguito fin qui? Allora, seguitemi bene perché mo viene della cosa un pochettino più complicata. Non so se qualcuno di voi si è accorto che quando io ho parlato di questo innalzamento della temperatura di ebollizione, abbassamento della temperatura di congelamento, ho detto la temperatura di incipiente solidificazione, la temperatura di incipiente ebollizione si innalza o la temperatura di incipiente solidificazione si abbassa. Questo incipiente ovviamente non è detto a caso, non è che ho detto che dico incipiente perché suona bene, così là faccio il professore serio che uso le parole difficili che non significano niente.
Incipiente perché si mette questa parola? Incipiente viene dal latino incipio, che se voi ricordate un poco di latino, incipio che significa? Male questo latino, incipio vuol dire cominciare. Quindi vuol dire di inizio solidificazione o inizio ebollizione. Si chiama incipiente o inizio. Questo che vuol dire? Vuol dire praticamente che se io non ci metto quella parola incipiente, io non definisco univocamente nessuna temperatura. Perché? Ragioniamo praticamente sulla solidificazione. Il discorso fatto sull'ebollizione è assolutamente lo stesso. Allora, noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che quando solidifica, quando viene congelata una soluzione, quello che diventa solido, chi è? È solamente il solvente. Allora, supponiamo di avere una soluzione 0,01 molare di zucchero in acqua. Arrivati a, diciamo, secondo la legge dell'abbassamento crioscopico, avremo, cioè andiamo a calcolare la concentrazione di, vediamo che la costante crioscopica dell'acqua è 1,86, piccolo inciso, la costante crioscopica è una proprietà solo del solvente, non del soluto. Se io prendo sempre lo stesso solvente, ma cambio soluto, la costante crioscopica resta la stessa. Se io prendo lo stesso soluto, ma cambio solvente, la costante crioscopica varia. In corsi di chimica di livello più avanzato, di chimica fisica, si può anche andare, diciamo così, a vedere la costante crioscopica e la costante ebullioscopica. Dipende da una serie di grandezze che sono tipiche solamente del solvente, quelle del soluto non c'entrano proprio. È chiaro, quindi dipende, è una caratteristica solo del solvente. Poi, dicevamo, abbiamo praticamente questa soluzione. Arrivati praticamente alla temperatura che sarà inferiore a 0 gradi centigradi, sarà meno 0,5, meno 1 gradi, meno 2 gradi, comincia a solidificare questa soluzione. Ma abbiamo detto che chi è che diventa solido è solamente il solvente. Adesso, quando il primo cristallo di ghiaccio si separa dalla soluzione, allo stato liquido la quantità di solido che c'era inizialmente è la stessa. La quantità di liquido che è rimasta allo stato liquido è diminuita. Quindi questo che significa? Significa che all'atto in cui comincia il processo di solidificazione, contestualmente, cioè contemporaneamente, la concentrazione della soluzione che cosa fa? Aumenta. Perché il solido è lo stesso e il liquido va diminuendo. Aumentando la concentrazione, che cosa succede anche? Si abbassa ulteriormente il punto di gelo. Abbassandosi ulteriormente il punto di gelo, che cosa succede? Che si separa altro ghiaccio dalla soluzione. Separandosi altro ghiaccio dalla soluzione, la concentrazione della soluzione che cosa fa? Aumenta ancora. Aumentando ancora la concentrazione della soluzione, il punto di gelo della soluzione cosa fa? Si abbassa ancora. Cioè, in poche parole, noi abbiamo che quando noi andiamo a congelare una soluzione, noi non abbiamo un arresto termico che, come si verifica nel caso del congelamento di un solvente puro, ma abbiamo che la temperatura va mano a mano diminuendo. Cioè, se noi vogliamo andare a riportare le curve di raffreddamento di una soluzione, di un solvente puro, ad esempio acqua, e di una soluzione acqua e zucchero, acqua e sale, che cosa andremo a vedere? Questa è acqua pura. La curva di congelamento, andiamo a riportare la temperatura in funzione del tempo, la velocità di raffreddamento è costante, per cui partiamo da acqua liquida, raffreddiamo, l'andamento è lineare. Arrivati alla temperatura di solidificazione abbiamo un arresto termico. Che cosa vuol dire questo arresto termico? L'arresto termico vuol dire che noi sottraiamo calore al sistema, ma la temperatura non scende più, perché praticamente noi andiamo a sottrarre il calore latente di
solidificazione. Quindi praticamente il calore che noi portiamo via al sistema lo sottraiamo non come energia cinetica, bensì come energia potenziale, perché l'energia potenziale dell'acqua solida è inferiore all'energia potenziale dell'acqua liquida. Soltanto quando tutta l'acqua sarà diventata solida, la temperatura potrà ricominciare a scendere. E dall'arresto termico, dalla temperatura a cui si verifica l'arresto termico, possiamo andare a desumere la temperatura di gelo del solvente, cioè dell'acqua. Questo lo avevamo già visto nelle lezioni scorse. Andiamo invece a vedere la curva di raffreddamento di una soluzione di acqua e zucchero, di acqua e sale. Noi avremo qualche cosa del genere. Soluzione H2O più, diciamo, NaCl. Va bene, noi che cosa avremo? Avremo praticamente che la temperatura, sempre velocità di raffreddamento costante. Dunque, il punto di gelo dell'acqua, beh, qui scriviamoci proprio H2O, è questo qui. Quando noi arriviamo al punto di gelo dell'acqua, abbiamo che la soluzione resta ancora liquida. Perché? Perché abbiamo detto che la presenza del soluto disturba l'ordine del solvente, e quindi per raggiungere, diciamo così, una situazione nella quale i movimenti termici siano tanto tenui da far preferire alle molecole d'acqua di stare allo stato solido piuttosto che allo stato liquido, dobbiamo scendere a una temperatura più bassa. Quindi continueremo a scendere e arriveremo a una temperatura più bassa. Bene. Adesso comincia a solidificare praticamente l'acqua. Solidifica l'acqua e che cosa succede? Succede praticamente che la concentrazione del soluto aumenta. Aumenta la concentrazione del soluto, si abbassa ancora il punto di gelo. Quindi avremo una variazione di pendenza, cioè la temperatura continuerà a scendere. In questo caso vedete la temperatura del punto di gelo dell'acqua è questa qui. La temperatura a cui comincia a solidificare la soluzione vi verrà data non da un arresto termico, ma da una brusca variazione di pendenza. È chiaro? Adesso vedete, diciamo così, non si verifica un arresto termico. Perché? Perché praticamente il calore che voi asportate, una parte voi la asportate sotto forma di calore latente di solidificazione e una parte lo asportate sotto forma di calore sensibile. Cioè la temperatura scende, ma scende più lentamente di prima, perché non tutto il calore che voi state asportando serve per asportare del calore sensibile, cioè del calore collegato alla temperatura del sistema. La più grossa parte di calore che voi asportate lo asportate sotto forma di calore latente di fusione. Va bene? Adesso dite voi, vabbè, io voglio vedere questo signore dove va a finire, che cosa combina a un certo punto. E adesso a questo punto io vi devo rifare, diciamo così, il diagramma, perché ho troppo poco spazio. Lo rifaccio praticamente al piano di sotto. Ragazzi, scusate, fammi fare tutto quanto in fisico. Acqua pura. Avete che fare così, così e così.
voi riportate qui temperatura in funzione del tempo. Soluzione acqua più NaCl. Avete temperatura in funzione del tempo. Vedete che questa è la temperatura di incipiente solidificazione di solidificazione dell'acqua. Scendiamo alla temperatura più bassa e poi mano a mano la temperatura andrà diminuendo. Voi dite, vabbè, io raffreddo sempre, voglio vedere che continua, arriva allo zero assoluto questo qua. A un certo punto che cosa succede? Succede praticamente che se voi andate a rilevare la temperatura e vi si raffreddate sempre, a un certo punto si adagerà su, diciamo così, un arresto termico. Che cosa è successo? Seguitemi bene. Mano a mano che praticamente voi andate a raffreddare, abbiamo detto che si sottrae del calore e solidifica dell'altro liquido. Quindi la concentrazione in soluzione va mano a mano aumentando. Va bene? Arriverete a un certo punto in cui voi arrivate alla solubilità massima di quel soluto in quel solvente. Questo concetto non lo abbiamo ancora, diciamo così, presentato, però è una cosa, diciamo, che sicuramente voi avete presente, perché se io praticamente prendo un cucchiaio di sale e lo metto in una tazza d'acqua, agito, il sale si scioglie. Se io metto un secondo cucchiaio di sale, agito, quello là si scioglie. Se metto cucchiai di sale, continuando sempre, agito, a un certo punto quello non si scioglie più. Perché non si scioglie più? Perché praticamente arriva a un certo punto in cui quel solvente non riesce più a sciogliere quel determinato soluto. Si è arrivati al valore di solubilità massima di quel solvente in quel soluto, di quel soluto in quel solvente. Adesso questo valore della solubilità massima può essere un numero molto piccolo, cioè in alcuni casi noi abbiamo dei sali che sono dei sali, dei composti solidi che sono quantitativamente insolubili in un, diciamo così, in un solvente. Cioè possono essere delle frazioni di grammo talmente piccole che tu dici vabbè, questo è insolubile. Diciamo non sono mai perfettamente zero, perché la immiscibilità termodinamica completa è termodinamicamente impossibile. Oppure possono essere dei numeri anche abbastanza elevati. Ad esempio, se noi andiamo a considerare la solubilità massima del cloruro di sodio in acqua, adesso il numero preciso non lo ricordo, ma è roba come 200-300 grammi di cloruro di sodio per litro. Altrettanto abbiamo per lo zucchero, è chiaro? Quindi questo può essere un numero molto grande o un numero molto piccolo. Lasciamo, diciamo così, il motivo per il quale questo numero può essere molto grande o molto piccolo per un momento in sospeso, fra poco ci torno su, perché mi preme prima andare a finire un altro discorso, perché a un certo punto, dopo che la temperatura continua ad scendere, perché poi a un certo punto si adagia su un arresto termico. Vi ho detto praticamente che continuando a raffreddare si separa sempre del solvente solido dalla soluzione, quindi la concentrazione della soluzione va mano a mano aumentando. Quando noi siamo arrivati al valore della solubilità massima di quel soluto in quel solvente, che cosa succederà? Succederà che se noi continuiamo a raffreddare continuerà a solidificare dell'altro solvente liquido che diventa solido. Ma a quel punto là il solido non potrà più essere presente dalla soluzione, quindi si separerà anch'esso dalla soluzione e la concentrazione resterà costante. A quel punto la concentrazione non aumenta più e il punto di gelo non diminuirà più, per cui noi abbiamo un arresto termico. Cioè, se noi per esempio partiamo da una soluzione di cloruro di sodio in acqua, 1 grammo per litro, va bene? Allora,
un grammo per litro, cioè andiamo a calcolare qual è la molalità e vediamo che ad esempio la temperatura di incipiente solidificazione è meno un grado. Allora, arrivati a meno un grado, quello comincia a solidificare del solvente. Mano a mano che solidifica il solvente, la concentrazione del cloruro di sodio in acqua va mano a mano aumentando. Un grammo si separa dell'altro solvente, 2 grammi si separa dell'altro solvente, 3 grammi si separa dell'altro solvente. E la temperatura scende sempre. A un certo punto, quando, separandosi sempre del solvente, siamo arrivati a 200 grammi, che è la solubilità massima, a quel punto là, se noi continuiamo a sottrarre calore, dell'altra acqua passa dallo stato liquido allo stato solido. Ma il sale non può più essere presente nella soluzione, per cui si separerà anche del sale. Arrivati a 200 grammi litro, oltre 200 grammi litro, la concentrazione del sale in soluzione non può aumentare. Per cui si separa acqua, si separa anche sale. La concentrazione resta costante e restando costante la concentrazione abbiamo anche che resta costante il punto di gelo. Quindi abbiamo un arresto termico. Alla fine la temperatura quando è che ricomincia a scendere? Ricomincia a scendere quando tutto, diciamo così, il sistema è diventato solido tutto quanto e la temperatura, diciamo così, raffreddiamo solamente il solido. Va bene? Un ragionamento assolutamente analogo possiamo andarlo a fare per l'innalzamento ebullioscopico. Mano a mano che noi riscaldiamo, si innalza la temperatura di ebollizione, il solvente passa in fase vapore, la concentrazione del liquido aumenta, si innalza ancora la temperatura di ebollizione. Fino a quando? Fino a quando praticamente noi non arriviamo alla solubilità massima di quel solvente in quel soluto, arrivati a quel punto abbiamo l'arresto termico. Perché evaporerà del solvente liquido, si separerà del solvente solido e la concentrazione resterà costante. Poi evapora tutto il solvente liquido e poi la temperatura, diciamo così, può ricominciare a salire. Va bene? Problemi, ragazzi? Benissimo. Allora seguitemi a questo punto qui, perché dobbiamo ritornare su quel punto che avevo momentaneamente lasciato in sospeso. Però finite di parlare, ci sono quei tre là che stanno facendo un'assemblea. Posso continuare a fare lezioni? Grazie. Ecco, vedete, tutte queste figure di merda vengono tutte quante su internet, queste qua. Io che vi devo cazziare ogni volta, insomma. Beh, molto bene questo fatto qua. E l'ho detto, chi se ne vuole andare, se ne vada. Il 90% mi segue bene. Ci sta gente che non mi segue, se ne andasse, non mi metto a piangere, insomma. Ah. Allora, torniamo a quel punto là. Questa solubilità massima, vi ho detto che può essere un numero molto grande o un numero molto piccolo. Da che cosa dipende se è un numero molto grande o un numero molto piccolo? Ragioniamoci un pochettino sopra. Però ho bisogno di cancellarmi un pezzo di lavagna perché devo ragionare un po'. Mini intervallo di cancellazione. Dunque, queste sono molecole di acqua che stanno tra di loro, quindi dell'acqua pura. E questo praticamente è un cristallo di NaCl. Quando li mettiamo a contatto fra di loro, che cosa succede? Succede praticamente che l'edificio cristallino dell'acqua si disgrega e praticamente ogni ione sodio viene, diciamo così, circondato da tante molecole d'acqua. Ovviamente questo dal lato negativo, dal lato dell'ossigeno c'è il lato negativo del dipolo. E altrettanto succede per lo ione cloruro, solo che praticamente i dipoli si sistemano nella maniera opposta. Va bene, questo è quello che succede. Pertanto, praticamente, noi che cosa abbiamo? Abbiamo in effetti che il fenomeno praticamente di solvatazione di un soluto in un solvente è un fenomeno praticamente che consta di 3 diversi processi.
Perché? Perché praticamente noi abbiamo che l'edificio cristallino si deve disgregare, primo processo. Le molecole di solvente si devono allontanare fra di loro per fare posto alle particelle di soluto, secondo processo. Terzo processo qual è? Le molecole del solvente devono interagire con le particelle di soluto. Va bene? Adesso, quando noi andiamo a sciogliere un solvente in un soluto, generalmente noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che o questa soluzione si raffredda o questa soluzione si riscalda rispetto alla temperatura iniziale. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che il processo di dissoluzione avviene con annessi dei fenomeni termici. Cioè, in poche parole, il processo di solvatazione è un processo che si verifica con un certo delta H. Come delta H, vi ripeto, è, diciamo così, definito come l'entalpia dello stato finale meno l'entalpia dello stato iniziale. Come stato iniziale possiamo considerare questo, vedete, solvente e soluto che sono separati. Come stato finale possiamo considerare questo, quando è avvenuto la soluzione. Abbiamo detto praticamente che questo delta H di solvatazione, chiamiamolo delta H sol, consta, diciamo così, il processo di solvatazione consta di tre stati. Uno stadio 1 che sarebbe la disgregazione del reticolo cristallino, uno stadio 2 che consterebbe nella, diciamo così, nell'allontanamento delle particelle di solvente, e uno stadio 3 che, diciamo, è relativo alle interazioni che si verificano fra le particelle di soluto e le particelle di solvente. Quindi il delta H di solvatazione sarà uguale alla somma algebrica di questi tre delta H, cioè la delta H dello stato 1, del processo 1. Il processo 1, vi ho detto, è la disgregazione dell'edificio cristallino, più il delta H del processo 2, che sarebbe l'allontanamento delle particelle di solvente, quindi vincendo le interazioni che ci sono tra le particelle di solvente per fare posto alle particelle di soluto, più il delta H del processo 3, che consiste praticamente nelle interazioni che si verificano tra particelle di soluto e particelle di solvente. Adesso seguitemi bene. I delta H dei processi 1 e 2 sono sicuramente dei processi che assorbono energia, cioè il sistema deve dare, l'ambiente deve dare energia al sistema affinché questi processi avvengano. Perché? Perché per allontanare gli ioni sodio dagli ioni cloruro, vincendo l'energia reticolare, noi dobbiamo andare a dare energia. Così come pure per allontanare le molecole di acqua fra di loro, che devono fare posto agli ioni sodio e agli ioni cloruro, dobbiamo andare a dare energia al sistema. Adesso poi noi abbiamo che il processo 3 invece è sicuramente un processo esotermico, cioè è il sistema che fornisce energia all'ambiente esterno. Perché? Quando interagiscono fra di loro particelle di soluto e particelle di solvente, si crea dell'energia. Adesso questo che cosa voglio dire? Voglio dire che l'intero processo di solvatazione potrà essere endotermico, cioè andare ad assorbire calore, o potrà essere esotermico, cioè andrà a sviluppare calore, a seconda che la somma algebrica di delta H1 più delta H2 mi dà un valore tale che il mollo sia superiore a delta H3. Cioè, se la somma di delta H1 più delta H2, che sono entrambi due fenomeni endotermici che assorbono calore, è superiore a delta H3, che mi sviluppa calore, allora praticamente avrò un fenomeno endotermico. Cioè il sistema assorbe energia e quindi praticamente avrò
che il processo di solvatazione avviene con un raffreddamento del sistema. Se invece praticamente io andando a sciogliere il soluto nel solvente ho che praticamente le interazioni che si verificano fra le particelle di soluto e le particelle di solvente mi danno origine a un processo che ha un delta H superiore alla somma di questi due delta H qui che sono di segno opposto, avrò praticamente un processo che sarà isotermico e quindi il processo di solvatazione avvierà con un aumento di temperatura. Vi faccio un esempio: se io sciolgo dell'idrossido di sodio in acqua, praticamente la soluzione diventa quasi bollente, chiaro? Se io invece sciolgo ad esempio del cloruro di bario in acqua, la soluzione si raffredda proprio sensibilmente. Va bene? Adesso, questo è per dirvi che cosa? È per dirvi praticamente che, diciamo così, questo processo di solvatazione può essere esotermico o può essere endotermico. Va bene? Un processo per avvenire. Vi ho sempre detto che il senso, diciamo così, spontaneo di trasformazione dei sistemi è sempre verso energie più basse ed è sempre verso disordini più alti. Pertanto, praticamente, se il sistema, se il processo di solvatazione praticamente avviene con un aumento, con una diminuzione praticamente di entalpia, quindi con un processo esotermico che cede calore all'esterno, cioè in poche parole questo delta H di solvatazione è un delta H minore di zero, perché questo delta H3 ha sempre segno negativo, questo ha sempre segno positivo, ma se il modulo di questo è superiore alla somma dei moduli di questi due, questo delta H di solvatazione avrà segno negativo, se no avrà segno positivo. Se il fenomeno globalmente è esotermico, è favorito dal punto di vista della, diciamo così, dell'energia. Se invece praticamente il fenomeno di solvatazione avviene, diciamo così, con un fenomeno endotermico, cioè la somma di delta H con 1 e delta H con 2 è superiore a delta H con 3, avremo che l'entalpia praticamente della soluzione sarà inferiore praticamente all'entalpia dei due componenti non miscelati. Allora, questo noi che cosa dovremmo concludere? Dovremmo concludere se il delta H è, diciamo così, inferiore a zero, quelli si scioglieranno sempre in qualunque proporzione. Perché? È perché praticamente è favorito, diciamo così, dall'energia e in fondo noi ci aspetteremmo che una soluzione sia sempre un sistema più disordinato che i due, diciamo così, componenti separati fra di loro. Diciamo, questo avviene quasi sempre, ma non avviene sempre, perché? In effetti, quando io mescolo due gas mescolati sono sempre più disordinati di due gas separati, perché la molteplicità degli stati microscopici che corrisponde agli gas mescolati è maggiore della molteplicità degli stati microscopici connessi ai gas non mescolati. Ma quando noi andiamo a sciogliere un solido in un liquido, non è sempre così. Sapete perché? Perché a volte quando si va a sciogliere un solido in un liquido, le molecole d'acqua si devono andare a sistemare in una maniera talmente ordinata attorno agli ioni che si vanno a mettere in soluzione, che addirittura la soluzione è un sistema più ordinato di solidi e liquidi separati fra di loro. E vi faccio subito un esempio. Se io vado a sciogliere un sale di alluminio, tipo il cloruro di alluminio, il nitrato di alluminio in soluzione, praticamente la soluzione che io ottengo è un sistema più ordinato del sale non sciolto nell'acqua. Perché? Perché guardate qual è la struttura dello ione alluminio idrato. La struttura dello ione alluminio idrato è ottaedrica, cioè lo ione alluminio si trova al centro di un ottaedro e ai vertici dell'ottaedro ci devono essere sei molecole d'acqua. Sei molecole d'acqua sistemate con
la coda negativa del dipolo diretta verso l'unione a lungo. Questa è una disposizione altamente ordinata, per cui l'entropia di una soluzione di cloruro d'alluminio, di nitrato di alluminio in acqua è un'entropia inferiore a quella che hanno nitrato d'alluminio e acqua separate fra di loro. Il tutto è per dirvi che cosa? È per dirvi che, come in tutti quanti i sistemi vanno nella direzione tale che quella grandezza delta G che è uguale a delta H meno T delta S deve essere inferiore a zero. Adesso, a seconda quindi se il delta H di solvatazione e il delta S di solvatazione siano maggiori o minori di zero, noi abbiamo che un solido si scioglie di più o si scioglie di meno. È chiaro? Quindi praticamente dal conflitto tra queste due grandezze, delta H e delta S, alla fin fine dipende la quantità di solido che si scioglie in un liquido. Per cui vi ripeto, la quantità di solido che realmente si scioglie in un liquido è sempre una varietà, una quantità che è grandissimamente variabile. Chiaro? Quindi può essere un numero molto molto piccolo, cioè qualche frazione infinitesimale di grammo, tanto che consideriamo che questo solido è quantitativamente insolubile in questo solvente. O possono essere dei numeri anche piuttosto grandi, vi ripeto, cloruro di sodio e acqua sono 200, 300, 400 grammi litro. Il numero preciso non lo ricordo, ma è dell'ordine di più centinaia di grammi in un litro. È chiaro? Poi, ulteriore problema che ancora mi corre, diciamo così, l'obbligo di rappresentarvi. Qual è? Allora, cancelliamo questa parte qui. Altro mini intervallo connesso alla cancellazione della lavagna. Su che manca poco alla fine della lezione. Dunque, quando noi andiamo a sciogliere un solvente solido in un soluto, abbiamo detto praticamente che le particelle di solido che passano in soluzione non forniscono un contributo alla tensione di vapore, per cui la tensione di vapore della soluzione risulta essere più bassa rispetto alla tensione di vapore del solvente. Però dobbiamo tenere presente un altro fatto. Se per esempio il solido che noi andiamo a sciogliere è lo zucchero, vi ho detto quel C6H12O6, il fruttosio ad esempio, le molecole di zucchero passano in soluzione, si staccano praticamente dalla locazione che avevano nel cristallo di zucchero, nel cristallo molecolare dello zucchero, vengono circondate dalle molecole d'acqua. E quindi se io vado a sciogliere, vi posso dire 0,1 moli di zucchero in 1000 grammi di acqua, io ottengo una soluzione che è 0,1 molale e quindi mi posso calcolare la temperatura di incipiente congelamento, incipiente ebollizione dell'acqua tenendo presente questa concentrazione. Ma se io prendo un composto tipo il cloruro di sodio, la situazione non è uguale. Perché? Perché praticamente quando noi abbiamo, diciamo così, la solvatazione di un cristallo molecolare come lo zucchero, abbiamo detto che in effetti non si verifica null'altro che il fatto che la molecola dello zucchero si stacca dal sito in cui si trova nel cristallo molecolare dello zucchero e viene circondata da molecole d'acqua. Ma se noi andiamo a considerare il cloruro di sodio, vedete, fortunatamente non l'ho cancellato, sta ancora qua il cloruro di sodio. Guardate qui, quando passa in acqua, supponiamo 0,1 mol di cloruro di sodio in 1000 grammi d'acqua, quando passano 0,1 mol di NaCl in acqua, queste mi danno origine in acqua a 0,1 mol di ioni Na+, ma mi danno origine anche a 0,1 moli di ioni ciclico. Pertanto, ai fini dell'abbassamento della tensione di vapore della soluzione, risultano efficaci, risultano attivi, sia le 0,1 moli di ioni Na+, sia le 0,1 moli di ioni ciclico.
Questo fenomeno si chiama dissociazione elettrolitica. Chiaro? Pertanto, praticamente, se il soluto è un elettrolita forte come il cloruro di sodio che si dissocia totalmente negli ioni che lo compongono, io devo andare a tenere presente che in soluzione mi trovo un numero di particelle che è molto più alto rispetto a quello che mi aspetterei. Se questo sale che noi stiamo considerando NaCl, vedete, ha un rapporto di combinazione 1 a 1, da una mole di cloruro di sodio io ottengo una mole di Na+, una mole di Cl-. Quindi io nella formula che mi dà l'abbassamento crioscopico o l'innalzamento crioscopico, la molalità che dovrò andare a inserire qui non sarà la molalità analitica che io mi calcolerò andando a dividere il numero di grammi di NaCl per la massa molare dell'NaCl, poi dividere per la massa di solvente, cioè di acqua, moltiplicare per 1000, ma dovrò moltiplicare questo numero per 2, perché praticamente da ogni mole di NaCl io avrò una mole di Na+, una mole di Cl-, in totale avrò 2 moli di solvente. Chiaro? Se io per esempio come sale invece di prendere l'NaCl prendo praticamente il CaCl2, io la molalità analitica, cioè quella là che mi calcolo andando a dividere il numero dei grammi del cloruro di calcio fratto la massa molare del cloruro di calcio fratto la massa di solvente moltiplicato per 1000, per quale numero dovrò andare a moltiplicare? Per? Per 3, benissimo. E perché per 3? Perché ogni mole di cloruro di calcio che passa in soluzione mi dà origine a una mole di ionicalcio e a 2 moli di ionicloruro, totale 3 moli. Se io prendo ad esempio, che vi posso dire, il cloruro d'alluminio AlCl3, io per quanto dovrò andare a moltiplicare? Per 4. È chiaro? Va bene? Un ultimo punto, poiché praticamente, diciamo, le cose se ve le devo dire, ve le devo dire tutte quante. Quando voi andate a sciogliere in un solvente, soprattutto in un solvente polare come l'acqua, i solidi possono avere comportamento da non elettrolita, cioè come lo zucchero. Cioè lo zucchero praticamente quando passa in soluzione, molecola di zucchero era, molecola di zucchero resta. Solo che quando passa in soluzione è una molecola di zucchero circondata da una molecola d'acqua. Oppure si possono comportare da elettroliti forti, cioè in poche parole io ho una mole di NaCl, passa in soluzione tutta la mole di NaCl e mi dà origine a una mole di Na+ e una mole di Cl-. Questo è il comportamento detto da elettrolita forte, cioè è un comportamento tale che quando passa in soluzione l'NaCl passando in soluzione mi dà origine completamente a Na+ acquoso più Cl- acquoso. Ad esempio la LCl3 solido quando passa in soluzione mi dà origine a L3+ acquoso più 3Cl- acquoso. Va bene? Ci sono però delle sostanze, tipo ad esempio, che vi posso dire, l'acido cloridrico, che quando praticamente vengono messe in acqua passano in soluzione sotto forma di ioni H+ acquoso e sotto forma di ioni Fe- acquosi. Ma quando passano in soluzione questi ioni possono reagire fra di loro e mi possono ricostituire l'acido cloridrico indissociato. Cioè, in poche parole, questa è una reazione che non va a completamento, è una reazione d'equilibrio.
L'equilibrio lo studieremo fra qualche lezione molto approfonditamente. Adesso praticamente questo comportamento, che è una via di mezzo fra quello lì dello zucchero e quello lì che è il comportamento di non elettrolita, e quello lì del cloruro di sodio, del cloruro d'alluminio, del cloruro di calcio, del nitrato, di magnesio, del solfuro di calcio, del solfuro di bario, vi sto dicendo un sacco di sale, insomma, sì, che è di elettrolita forte, è un comportamento intermedio, che si dice di elettrolita debole. Adesso, diciamo così, questa rappresentazione di questo comportamento da elettrolita debole non mi permette di quantificare la misura in cui avviene questa dissociazione. Allora, quando il comportamento è da elettrolita debole, noi dobbiamo introdurre un'altra grandezza, che si chiama grado di dissociazione e si indica con alfa. Il grado di dissociazione è definito come il numero di moli che in soluzioni sono dissociate fratto il numero di moli di quella specie inizialmente presente. Ovviamente noi abbiamo che, se il comportamento è da non elettrolita, tipo quello lì dello zucchero, il grado di dissociazione che valore assumerà? Zero. Benissimo. Perché praticamente nessuna molecola che passa in soluzione si dissocerà. Quindi grado di dissociazione è zero. Grado di dissociazione è zero vuol dire comportamento da non elettrolita. Se invece il comportamento è da elettrolita forte, cioè tipo cloruro di sodio, tutte le molecole che passano in soluzione sono dissociate, quale valore assumerà il grado di dissociazione? 1. Cioè vuol dire praticamente, se teniamo 100 molecole, tutte 100 si dissociano, 100 dissociate, 100 inizialmente presenti, 100 fratto 100 uguale 1. Chiaramente il grado di dissociazione potete anche esprimerlo in unità percentuali. Cioè potete dire praticamente il 100%, lo 0%, il 50%. Invece il comportamento da elettrolita debole, da quali gradi di dissociazione sarà denotato? Sarà denotato da gradi di dissociazione superiori a 0 e inferiori a 1. Va bene? L'unica cosa che quando avete un problema di determinazione della temperatura di incipiente ebollizione, temperatura di incipiente solidificazione, la molalità che deve comparire qui o qui è la somma delle molalità di tutte le specie che compaiono in soluzione. Allora, se il comportamento è da non elettrolita, avete che la molalità analitica, cioè quella là che avete calcolando, numero di grammi diviso massa molecolare, diviso massa del solvente moltiplicato 1000, e la molalità reale coincidono. Quindi se il comportamento è da non elettrolita, non avete nessun problema. Se il comportamento da è da elettrolita forte, voi che cosa fate? Vi calcolate la molalità analitica. Chiamiamola molalità analitica, vi ripeto, indichiamola con M con 0, è quella che si ottiene andando a dividere la massa del soluto fratto la massa molare del soluto. In questa maniera abbiamo il numero di moli. Dividendo per la massa del solvente, consideriamolo acqua in questo caso. In questo caso abbiamo il numero di moli di soluto per un grammo di solvente, ma noi lo vogliamo sapere per 1000 grammi, quindi dobbiamo moltiplicare il tutto per 1000. Questo numero m con 0 lo dovete moltiplicare per un numero intero. Il numero intero quale sarà? Nel caso del cloruro di sodio, qual è il numero intero? 2. Nel caso del cloruro d'alluminio, quale sarà il numero intero? 4. Benissimo. Nel caso del... facciamo così, e vi posso dire... Ca3 più 4 preso due volte... Quale sarà il numero intero? 5. Vabbè, allora avete capito. È chiaro? Perché questo, se sciolgo una mole di questo,
A quante moli di calcio mi dà origine? A quante moli di ionifosfato mi dà origine? 3 più 2 quanto fa? 5. Ecco perché esce 5. Chiaro? Va bene. Adesso, quando vedete, in questo caso, il, come si dice, il grado di dissociazione è 1. Ma se il grado di dissociazione non è né 0 né 1, come si fa? Come si fa? Seguitemi allora. Allora, scusate. Dunque cancello qua. Allora scusate ragazzi, consideriamo l'acido fluoridrico, va bene? Vi ho detto praticamente che la molalità dell'acido fluoridrico M con 0 è uguale al numero di moli di acido fluoridrico, scusate, alla massa di acido fluoridrico fratto la massa molare dell'acido fluoridrico fratto la massa di acqua moltiplicato 1000. Supponiamo che questo acido fluoridrico abbia un grado di dissociazione alfa, che sia quello che sia. Diciamo, se mettiamo uno 0,1 è un numero verosimile, diciamo così. Poi vedremo che il grado di dissociazione può variare, però 0,1 è un numero che non è, diciamo, una dissociazione del 10%, è un numero verosimile. Allora, io praticamente devo andarmi a sommare la concentrazione dell'H+, la concentrazione dell'F- e la concentrazione dell'HF indissociato. Mi devo calcolare tutte queste concentrazioni. Come le calcolo? Allora, guardiamo un po'. Abbiamo che M con 0 è la molalità analitica dell'acido fluoridrico. Cioè, se io per esempio prendo un grammo di acido fluoridrico e 100 grammi di acqua, io qua ci metto 1 e qua ci metto 100. Qua metto la massa molecolare dell'acido fluoridrico, che mi pare essere 18 più 1, 19. Mi sembra di ricordare che questa è la massa molare dell'acido fluoridrico. Vabbè, andate a vedere sulla tavola periodica quali sono le masse molecolari, le masse atomiche. Allora, io mi devo andare a calcolare la molalità dello ione H+, la molalità dello ione F-, la molalità dello ione dell'HF indissociato. Dunque, se M con 0 è la molalità analitica dell'acido fluoridrico, la concentrazione, la molalità degli ioni H+, qual è se il grado di dissociazione è alfa? Sarà ovviamente uguale a M con 0 moltiplicato cosa? Alfa. Chiaro? Cioè, quello mi dice, alfa è il rapporto tra il numero di moli dissociati e il numero di moli iniziali. È chiaro? Quindi, questo rapporto è valido anche per le molalità. Quindi, io lo moltiplico per alfa. Ovviamente, se la concentrazione in soluzione di H+ è M con 0 per alfa, la concentrazione di F- in soluzione, quale sarà? Sarà anch'essa M con 0 per alfa, perché il numero di moli di H+ e di F- sono uguali, perché la soluzione deve essere elettroneutrale, quindi M con 0 per alfa. Dunque, la concentrazione di HF indissociato, quale sarà? Inizialmente la concentrazione di HF, prima che cominciasse la dissociazione, era M con 0. Va bene? Quante moli litro di HF si sono dissociate? Se abbiamo una concentrazione di H+ che è M con 0 per alfa, è perché si sono dissociate M con 0 per alfa moli di acido fluoridrico. Quindi la concentrazione all'equilibrio di acido fluoridrico sarà M con 0 meno M con 0 per alfa, che sarà uguale a M con 0 che moltiplica 1. Io in questa formula qui ci devo andare un m, mettere un m che è la somma di questi tre m qui. Quindi andiamoli a sommare.
M totale, cioè la somma di questi tre, sarà uguale a M con 0 per alfa più M con 0 per alfa più M con 0 che moltiplica 1 meno alfa uguale M con 0 alfa più M con 0 alfa più M con 0 più M con, scusate, meno M con 0 alfa. M con 0 alfa e M con 0 alfa se ne vanno e quindi qua resta uguale a, cancello quel bellissimo ione alluminio idrato che mi dispiace perché è un'opera d'arte. Ah, ho bisogno dello spazio per fare avanti. Sarà ovviamente uguale a, mettiamo M con 0 in evidenza, e sarà uguale a M con 0 che moltiplica 1 più alfa. Ok? Ovviamente questa formula è valida sempre, non solo quando l'elettrolita è debole, perché se è un non elettrolita alfa chi è uguale? A 0, non elettrolita, quindi allora se invece praticamente è, diciamo così, uguale a un elettrolita forte, questo diventa uguale a 2 e quindi chiaramente qui ho preso un elettrolita 1,1. Se io prendo un elettrolita 1,3, chiaramente invece di venire 2 vi verrà 4. Se vi prendo un elettrolita 2,3 vi verrà 5 e così via. Va bene? Ci sono problemi? Benissimo. Allora, per finire le soluzioni ci rimane l'ultimo problema, quello, il caso dei gas sciolti nei liquidi. Lo vedremo domani. Ok? Arrivederci.